Bene, quello che vedete è un solare termico della capienza di 90 litri. Come vedete ci sono 7 tubi sottovuoto, vedete, molto spessi, che riescono a resistere anche alla grandinata. Bene, in queste zone della Calabria non è male predisporsi di un sistema del genere, perché riesce a catturare anche piccola luce, quindi con la piccola luce che si crea, anche addirittura la stessa luce, questi tubi speciali riescono a garantire poi l'acqua calda. Sono l'una e abbiamo 70 gradi praticamente di acqua, una temperatura altissima. L'installazione non è difficile, c'è un tubo di carico da 16 che va a riempire il bolide e poi abbiamo un altro tubo a scendere, poi di scarico statico. L'acqua tendenzialmente quando si riscalda sale e da quello poi magari scende in maniera statica. Avere almeno un'altezza di 10 metri dalla parte più bassa garantisce una buona pressione. Quello che vedete sopra è un dispersore, serve praticamente a non fare in modo che si crei una temperatura troppo elevata. Vi farò vedere strada facendo quando ci sarà una temperatura più fresca o addirittura durante l'inverno, che produce anche un po' di acqua calda anche durante l'inverno. E la doccia, vedete, se si vede, abbiamo docce dappertutto in questa casa, sempre con sistemi di sole in questo caso. Io non sono sempre per il sole, ma questo sistema funziona. Vediamo un po'. Ah! Già bolle. Vedete la temperatura, abbiamo 67 gradi micidiale, non si vede. Bene, alla prossima occasione da Michele Expert, Croparati, provincia di Cosenza.